Palazzo Marchesale, buonasera, benvenuti ai nostri ospiti, soprattutto a chi questa sera ha voluto diffondere la cultura della legalità e, come dire, dare consigli su quello che succede quotidianamente. Io come giornalista registro che anche qui nel nostro territorio ci sono dei furbetti che cercano di intrufolarsi, cercano di approfittare delle persone più deboli. Intanto voglio ringraziare coloro i quali sono qui questa sera. Il titolo di questo appuntamento, Truffe agli anziani, strategie di prevenzione. E ne parlerà il sottotenente Mario Bertugno. Grazie per essere qui questa sera. Lei è venuto così, è stato sostituito il nostro capitano, il nostro maggiore Merenda della compagnia di Altamura. Dovete sapere che Santeramo è, come dire, inclusa nella compagnia di Altamura. Chi sovrasta la struttura dell'arma dei carabinieri qui su questo territorio è proprio Altamura. Doveva essere qui il comandante di compagnia, ma all'ultimo momento ha avuto un impegno. Grazie per essere qui questa sera. Conoscete benissimo il luogotenente che poi rappresenta appunto la stazione dei carabinieri di Santeramo, Raffaele Falagario. Figura istituzionale, figura che rappresenta lo Stato su questo territorio e la presenza costante della legalità, di quello che ci fa piacere, perché quando vediamo una divisa ci sentiamo più protetti, vero? Ci sentiamo più sicuri. Noi, come dire, siamo affezionati all'arma dei carabinieri. Saluto anche il professor Michele Tunzi, lui è il vicepresidente della sezione di Santeramo dei Sentieri della Legalità, e dottor Roberto Borraccia, che veramente è riuscito a inserire questa tappa a Santeramo nonostante ha avuto una giornata abbastanza impegnativa. Lui, il dottor Borraccia, è il presidente nazionale dei Sentieri della Legalità. Vi leggo qualche riga di quello che oggi è apparso sulla Gazzetta del Mezzogiorno. All'incontro organizzato dall'associazione Onlus Sentieri della Legalità in collaborazione con l'amministrazione comunale e con l'Arma dei Carabinieri. Interverranno Fabrizio Baldassarre, sindaco di Santeramo, spero che ci raggiunga al più presto. Questo è un incontro speciale, un incontro perché speciale? Perché vuole mettere in guardia gli anziani dai truffatori, sempre più abili e spregiudicati. Da un lato, se da un lato le truffe consumate via web continuano a mietere vittime tra la popolazione più giovane che ha quotidianamente accesso a internet, infatti noi come Sentieri della Legalità molto spesso siamo nelle scuole a mettere in guardia da altri reati. E anche gli anziani sono costantemente esposti ai raggiri architettati da persone senza scrupoli che approfittano della loro debolezza. Il fenomeno dei raggiri nei confronti dei più anziani continua purtroppo ad essere diffuso ed è necessario fare informazione preventiva. Infatti, indicatori demografici evidenziano l'aumento della popolazione anziana e la conseguente crescita della quota di popolazione più fragile fisicamente e socialmente, determinando un aumento della domanda di sicurezza. Difendersi dai malintenzionati, infatti, è possibile. Basta seguire delle semplici regole di prevenzione e avere il coraggio di denunciare quando si è vittime di qualche raggiro. E questo, insomma, è il motivo di questa iniziativa, dell'incontro di questa sera. Io darei subito la parola al vicepresidente nazionale, il dottor Borraccia, per un saluto della nostra associazione. Ovviamente ringrazio gli intervenuti che sono qui questa sera e ringrazio anche l'emittente televisiva TRC, Andrea Fracalvieri, che è qui questa sera a titolo, come dire, gratuito, e per questo lo ringraziamo, per poter poi diffondere e poter entrare nelle case di quanti vorranno poi guardare questo nostro appuntamento. Roberto Borraccia, ti do subito il microfono. Grazie.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera agli ospiti. Mi fa molto piacere, ecco, ritornare in questa sala, a cercare di dare enfasi ad un momento molto importante. Guardate, laddove c'è una offerta di debolezza sociale. Pensiamo un attimo ai bambini, agli adolescenti e agli anziani. Bene, questa offerta di debolezza incontra una ulteriore offerta nei confronti del crimine, in favore del crimine. Allora, essere qui a incontrare, a farvi incontrare chi il crimine lo combatte, avendo assunto delle informazioni e incontrare, ripeto, chi talvolta del crimine può essere vittima, ecco, questa è una forma di una buona collaborazione, ma soprattutto di crescita civica e civile. Non voglio rubare molto tempo ai nostri ospiti. Sento però di dovervi ringraziare per essere qui e vi prego una cortesia. Quando ritornate a casa, nelle vostre case, incontrate i vostri amici al centro diurno, al giardino, in chiesa, spiegate ai vostri amici che cosa si è detto stasera. Perché questa idea di autoprotezione, conoscere per proteggersi, deve potersi diffondere. E lo possiamo fare noi, ma lo potete fare tranquillamente anche voi, perché un domani qualcuno potrebbe ringraziarvi. Sai, hanno tentato di truffarmi con la fantomatica lettura del contatore, ma io sono stato furbo, mi sono ricordato di quello che mi hai detto e l'ho sventata. Allora, potete anche sentirvi gratificati di aver impiegato un pomeriggio con noi. Grazie per esserci. Grazie a dottor Borraccia, vicepresidente dell'Associazione Sentieri della Legalità. Santeramo ha anche una sezione di questa associazione che si occupa di diffusione di buone prassi che partendo proprio dalla scuola superiore, il professor Tunzi proviene proprio dalla scuola superiore di Santeramo e ne ha visti tanti di giovani, tante generazioni. E quindi siamo entrati nella scuola di Santeramo, abbiamo aperto anche uno sportello di ascolto qualche tempo fa. Quello è quello che i Sentieri della Legalità fa qui sul territorio, soprattutto sulla Murgia, vero Roberto? Gravina, Altamura, Santeramo. In Piemonte, a Torino. Allora, Michele Tunzi, professore. Grazie Anna, buonasera agli intervenuti, alla rappresentanza della Forza dei Carabinieri e ovviamente all'amministrazione comunale. Niente, abbiamo sposato in pieno, condiviso in pieno l'iniziativa che è partita contestualmente dalla locale stazione dei Carabinieri di Santeramo e dall'amministrazione comunale. Ovviamente non potevamo esimerci dal poter essere presenti, visto che questi temi noi li abbiamo trattati, li sentiamo e ovviamente, come giustamente ha fatto riferimento il vicepresidente, il dottor Borraccia, cioè vedono nei più deboli, vedono i più deboli esposti a quelli che sono i rischi di tempi particolari che viviamo tutti quanti, eccetera. Ovviamente ci riprendiamo questo cammino che ci vedrà presenti anche per altre iniziative, spero
in tempo brevissimo, ovviamente su temi fondamentali e importanti, quelli che sono i temi della legalità e soprattutto della diffusione della legalità. Cioè non si può parlare di legalità soltanto perché il termine è bello e nobile. Il termine cioè nel termine c'è proprio l'essenza di quelli che sono i fondamentali di un comportamento civico, di un comportamento civile, di rispetto, che ha origini anche in altre cose affini, però ci vede fortemente rappresentanti nelle buone pratiche. Corre anche l'obbligo di salutare una persona che in questo momento non vive un momento particolare di salute, la nostra cara Presidente, l'Avvocato Maria Grazia De Clesis, a cui auguro e auguriamo una prontissima guarigione e una presenza molto molto vicina, e il semplice fatto di quando sarà di vederla fra di noi vuol dire che il problema sarà già buttato alle spalle. Auguri Maria Grazia, auguri di buonissima salute. E niente, noi saremo presenti sul territorio, come lo siamo nella nostra grande Presidente, perché Anna è anche Presidente dei Sentieri, visto che a 360 gradi spazia in quelle che sono le tematiche locali e non, e cercando di fare modestamente un nostro sacrosanto dovere, che è quello di rappresentare quelle cose nobili e belle che ci fanno stare bene, di cui noi parliamo. Grazie. Prima di far relazionare il nostro gradito ospite, vorrei che Raffaele Faragario, luogotenente, rappresentante dell'Arma dei Carabinieri qui a Sant'Eramo, ci desse il suo saluto. Buonasera a tutti. Io sono un punto, come ha detto la dottoressa Annalato, di riferimento come stazione. Anche in altre circostanze che ci sono state riunioni di questo genere sulla legalità, sulle truffe, io ho sempre invitato tutti a chiamare in caserma nel dubbio e soprattutto venire in caserma a chiedere informazioni su cose ambigue, su cose che non vi sono chiare, e rinnovo in questa circostanza l'invito a tutti i cittadini di, nel dubbio, meglio chiedere alle associazioni o a noi tecnicamente, perché non dobbiamo fare la parte di coloro che ricevono la denuncia, e quando noi riceviamo la denuncia il reato è stato già consumato, la truffa è stata messa in atto. Per cui anche una qualsiasi informazione, noi siamo sempre aperti, la caserma è aperta, è a disposizione di tutti quanti, molte persone vengono, devo essere sincero, però se la cosa si allarga per tutti, tanto di guadagnato, e noi siamo completamente a vostra disposizione, a disposizione dei cittadini, sia nella parte operativa ma anche nella parte preventiva, e quindi le truffe andiamo anche nella parte preventiva. È meglio conoscere le varie tipologie di truffe che adesso il suo tenente vi illustrerà, e per poterle combattere, per poterle contrastare o quantomeno prevenire nella cosa. Vi ringrazio, buona serata. Io voglio fare una domanda, ma Sant'Eramo è omertosa o no? Questo le lo voglio dire perché in un precedente incontro che abbiamo fatto nel 2016, quindi qualche anno fa, un paio di anni fa, al centro diurno per anziani di Sant'Eramo, abbiamo avuto sempre ospiti l'Arma dei Carabinieri, è venuto fuori che insomma la denuncia non è facile, non è molto facile, non si masticano molto le denunce. È così almeno per quello che riguarda il nostro territorio?
Allora, quello che dicevo prima, la prevenzione. Allora, la denuncia è d'obbligo, perché una volta commesso il reato, allora vengono in caserma. Ecco perché dico io, se c'è qualche dubbio, specialmente queste truffe che fa, a parte ci sono tipologie di truffe che adesso andremo a vedere, però ci sono molte truffe, quelle legate a internet o ai vari, varie proposte che possono arrivare da persone civili, da persone che si presentano alla porta. Allora, non si concretizza nello stesso momento, alcune sì, altre no. Allora, nel dubbio bisogna sempre chiedere, o anche telefonicamente, o dietro alla porta una persona che va trovando questo e questo. Siccome, questo apro parentesi, molte società, ad esempio della Edison, dell'Enel, per il gas e cosa, mandano a noi e alla Polizia Municipale le liste dei loro rappresentanti che vanno per le case a vedere il contatore, a leggere, a fare le letture, perché molti hanno le letture, i contatori all'esterno, nelle nuove abitazioni alcuni ce l'hanno ancora all'interno, proprio per far sì che nel momento in cui arriva una persona alla porta e uno non vuole aprire perché non conosce, basta chiamare o noi o i vigili urbani, abbiamo una lista e c'è uno della, come si chiama? Ecco, oppure quantomeno va la pattuglia mia o la pattuglia della polizia locale, comunque ci si adopera in tal senso. E noi abbiamo queste liste perché lo fanno, è stata fatta questa cosa proprio per prevenire una serie di truffe alla porta, come diceva il dottore, vengono quella da quella dell'Enel, quella della SIP, quella del qualsiasi cosa. Ecco perché sto dicendo della Telecom, volevo dire. La restiene della denuncia non è vero, perché le file si fanno sia quando c'è il mercato e sia quando dopo il mercato, per il borseggio cosiddetto, ma anche perché poi col borseggio c'è la bancomat, c'è la cosa e ci sono, ecco, c'è una serie di cose. Però la denuncia avviene a cosa fatta? Mi hanno clonata la carta, ecco. Allora la posta, la banca o che sia, al momento blocca, però c'è sempre bisogno della denuncia. Allora la denuncia è d'obbligo. Denuncia. Grazie. Quando meno si fa un piano e si vede l'entità del fenomeno, aumenta, diminuisce, certo. La tipologia delle truffe. È molto importante questo, grazie. E adesso veniamo alla relazione del sottotenente Mario De Bertugno, sezione operativa di Altamura. Siamo con tutti orecchi perché vogliamo conoscere, vogliamo sapere. Grazie, buonasera. Allora, come diceva la dottoressa Larato, io sono il sottotenente Bertugno Mario e sostituisco per l'occasione il nostro comandante della compagnia carabinieri di Altamura, che è il maggiore Merenda. Ringrazio l'amministrazione per questo incontro, ringrazio l'associazione Sentieri della Legalità, nella persona del vicepresidente Borraccia e nella persona del vicepresidente di sezione Tunzi, oltre a ringraziare la dottoressa Larato. E ringrazio voi per la vostra presenza. Allora, di che cosa dobbiamo parlare noi questa sera? Questa sera parleremo di un fenomeno che purtroppo ha preso, come si dice, un po' piede anche in Italia, che è il fenomeno delle truffe agli anziani. E diciamo innanzitutto che cos'è una truffa. La truffa è un reato, ed è un reato particolare che si ha quando un soggetto commette con artifici e raggiri, inducendo qualcuno in errore, per procurare a sé un ingiusto guadagno. Buonasera. Molto lieto. Allora, nel frattempo abbiamo iniziato, quindi va bene. Allora, dicevo, la truffa è un reato che può commettere qualche soggetto che con artificio e raggiro induce qualcuno in errore
e per procurare a sé un ingiusto guadagno. Che significa questo? Significa che una persona particolarmente scaltra praticamente vi prende in giro facendo apparire una realtà che non è, quindi diciamo vi fa apparire qualcosa, un pericolo, un qualche pericolo imminente per aggirarvi e quindi indurvi a fare qualcosa, a consegnare una somma di denaro oppure un certo valore, un oggetto di valore, per poi praticamente sparire e impossessarsi di questo oggetto vi sottrae di un valore, di un qualcosa che magari voi avete un ricordo dei vostri genitori, di un vostro caro, un anello, una somma di denaro. E quindi immaginate la gravità di questo reato. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, la nostra amministrazione ha, diciamo, in qualche modo standardizzato alcune forme di truffa commessa agli anziani, le più frequenti. Quindi andiamo a parlare di questi casi, così sono i casi che si sono effettivamente verificati, quindi sono casi in cui le persone sono state effettivamente truffate. Perché agli anziani? Perché intanto la persona anziana è una persona che ha diciamo una certa età e quindi non ha più quel vigore fisico per potersi opporre qualora si possa accorgere, e poi soprattutto perché la persona anziana spesse volte ormai è una persona sola, quindi si può trovare sola in mezzo alla strada, seppur c'è una strada molto frequentata da cittadini, ma la persona anziana si può trovare sola e si può trovare sola anche in casa, soprattutto in casa, perché ci sono delle truffe che possono essere commesse per la strada e ci sono delle truffe che possono essere commesse addirittura in casa. Il primo esempio, diciamo probabilmente la più frequente, è il cosiddetto incidente stradale. Succede che mentre una persona anziana, che può essere un nostro parente, un papà vostro, un parente stretto, mentre si trova in casa da solo, riceve una telefonata. E dove un finto maresciallo dei carabinieri si presenta, a volte anche un finto avvocato, si presenta e dice: sono il maresciallo Tizio e vi informo che vostro figlio è stato fermato qui da noi perché ha commesso un incidente stradale, ha causato un incidente stradale. E qui è fermo perché magari si inventa una scusa dicendo che l'assicurazione non è scaduta, oppure la patente è scaduta, oppure non ha la patente. Una mamma che riceve una telefonata del genere sente che il figlio è trattenuto in caserma, va in panico praticamente, e da quel momento lì non ragiona più e tende sempre ad assecondare le richieste che il maresciallo gli fa, ma il maresciallo tende a rassicurare dicendo che di non preoccuparsi, perché basta pagare una cauzione e quindi il figlio viene immediatamente rilasciato. E il maresciallo si offre dicendo che guardi, c'è qui anche l'avvocato, e quasi quasi facciamo passare l'avvocato da casa per ritirare la somma e così pagando la cauzione risolviamo tutto. La donna che sta in casa, la persona che è in casa, la persona anziana, preoccupata, dice va bene, accetta, e qui il raggiro. In questo caso, questo è uno di quei momenti in cui vi fanno apparire come vero un qualcosa che non esiste, qualcosa che è assolutamente falso. Quindi la persona aspetta in casa che si presenti l'avvocato, e questo avviene per davvero, arriva una persona che voi non conoscete, suona il citofono, voi nel frattempo addirittura avete anche preparato la somma di denaro pronta, l'avvocato sale in casa, voi aprite la porta
consegnate la somma e la truffa è fatta. Quindi la truffa viene commessa in questo modo. Per questo caso come ci si può difendere? Qual è il rimedio? Prima di tutto bisogna sapere che i carabinieri non chiedono soldi a nessuno. Noi non chiediamo né cauzione né niente, anche perché nel nostro ordinamento la cauzione non è un istituto che esiste nel nostro ordinamento giuridico. In qualche film, per carità, oppure in altri stati esiste l'istituto giuridico della cauzione, quindi si viene messi in libertà per cauzione. In Italia questo non avviene. Quindi se qualcuno chiama da voi e vi dice che per liberare vostro figlio perché è trattenuto in caserma bisogna pagare la cauzione, questo è un indizio per farvi capire che non è vero. Noi non chiediamo assolutamente somme di denaro a nessuno. E poi l'altro indizio che vi deve allarmare è che il discorso, la proposta che viene fatta è che da casa vostra passerà addirittura l'avvocato. Ecco, nei casi veri, di cui qualcuno magari può avere notizia, è mai successo che l'avvocato è venuto a casa vostra a ritirare? No. Quindi questi due indizi ci fanno capire che assolutamente c'è un tentativo in atto di truffa. Un altro rimedio, affacciatevi pure dalla finestra, vedete un po' se c'è effettivamente una macchina, come si dice, può essere una macchina dei carabinieri, una macchina sospetta, o qualcuno che possa farvi credere che possa essere vero quello che vi viene detto. Vedrete che non ci sarà assolutamente niente. Quindi, soprattutto i due indizi, il fatto che i carabinieri non chiedono denaro a nessuno e l'avvocato che si reca addirittura a casa per prelevare la somma, vi devono far credere che la notizia non è vera. E quindi potete assolutamente insistere oppure chiudere il telefono e magari chiamare i carabinieri, quelli veri, dicendo quello che sta accadendo. Un'altra truffa abbastanza frequente è quella del cosiddetto amico di famiglia. Che cosa succede? Che mentre voi state camminando tranquillamente per la strada, magari siete stati alla posta o alla banca per fare un prelievo. Perché dico questo? Perché quando voi fate un prelievo alle poste, là in ufficio pubblico, e magari chiunque vi può vedere. Allora, dopo che siete usciti dalle poste o dalla banca, magari per ritirare la pensione pure, succede che si avvicina un ragazzo, una persona apparentemente per bene, e vi chiede, magari vi chiama per nome, perché ha sentito, quindi vi chiama per nome e dice: signora Maria, buongiorno, non vi ricordate di me, sono Tizio, sono un amico di vostra figlia, andavamo a scuola insieme, e quindi entra un po' in confidenza. Voi sentendo queste notizie vi incuriosite, tendete a chiedere chi siete, come vi chiamate, e allora lui, c'è stato un certo aggancio. La persona quindi si sente già abbastanza, scaltra, sicura di poter continuare e vi dice: sono un amico di vostra figlia, siamo andati a scuola insieme, abbiamo fatto i compiti tante volte insieme, abbiamo studiato insieme, non vi ricordate di me, eccetera. Poi la persona, vedendo questo tipo di approccio, anche lei corrisponde dicendo: sì, è una figlia che si chiama questo nome, si è laureata, adesso lavora, sta a Milano, e quindi si entra in questo tipo di confidenza. A questo punto voi magari dite anche che la ragazza nel frattempo si è diplomata, si è laureata, lavora lontano a Roma, in una città, e questo ragazzo ancora continuando e vi dice: anch'io dopo che mi sono diplomato ho lavorato, ho avuto un bel lavoro, solo che adesso sono caduto in disgrazia, ho perso il lavoro a causa della crisi, non ho come fare,
e mi arrangio, cerco di sbarcare il lunario vendendo un poco, tipo porta a porta, vendendo dei giubbini, dei giubbotti. Quasi sempre quello che questa persona vende sono dei giubbotti, e ce li ho in macchina, vi dice a un certo punto. Allora, piano piano mi fa avvicinare la macchina, voi presi ormai da tutto il discorso, siete convinti che quello era veramente un amico di vostra figlia, siete magari anche dispiaciuti che lui ha perso il lavoro e non sa come fare, cerca di sbarcare il lunario, e alla fine vi fa vedere, vi mostra questo giubbotto, questi giubbini da vendere. E ve li vendono effettivamente, solo che costano veramente un po' caro, e costano 200, 300, questi sono i casi, queste sono le somme, 200, 300 erpe dei giubbini che voi comprate, date questa somma di denaro, dopodiché l'amico vi saluta con tanti saluti da dare anche alla figlia, al figlio, e va via. Solo che poi vi rendete conto che quando arrivate a casa, quando vi passa quel momento di, diciamo così, di emozione, quel momento di questi ricordi che avete avuto, che vi ha fatto ricordare questa persona, oppure un altro parente, quando vede questi giubbini, si rende conto che il giubbino vale, sì e no, 20 euro. Quindi, in questo caso, la truffa consiste nel vendervi qualcosa che vale veramente pochissimo, non è di pelle, sono di quelli di veramente di bassissima qualità, e che valgono veramente, veramente poco, intorno a 20 euro. Questo è il valore dei giubbini. Ma voi avete pagato 200 o 300 euro. Che cosa si può fare in questi casi? In questi casi, forse c'è da dire una sola cosa. Intanto, attenzione sempre a chi si approccia verso di voi, di essere sempre attenti. Ma l'indizio fondamentale è che se volete comprare un giubbino buono, ci sono tantissimi negozi che sono veramente di qualità, griffati, di una buona marca, e sono sicuramente garantiti dal negozio dove vengono venduti. Quindi non comprare assolutamente nulla da una persona sconosciuta, anche se si presenta in questi termini. Quindi, diciamo, questa è una truffa anche abbastanza frequente. La somma sottratta a me così rilevante nel primo caso. Sì. Sì, la primo caso passa un po' più quindi inosservato, meno. Però siamo sempre nel valore di 200-300 euro. Una persona, una bella somma, però 200-300 euro rispetto a una persona che magari può essere monoreddito, può avere solo la pensione, che magari non è molto alta, può costituire a volte una buona parte del totale della pensione che percepisce. Un altro caso molto frequente è la cosiddetta fuga di gas. Che cosa succede in questi casi? Mentre vi trovate tranquillamente in casa, sentite suonare il citofono e si presentano due persone che dicono di essere dipendenti della società del gas. E infatti hanno anche il tesserino loro, diciamo, sul petto, hanno le giacche, quelle di colore giallo, arancione, hanno questo aspetto professionale della loro attività. Suonano al citofono e dicono: signora, dobbiamo fare una verifica perché c'è una perdita di gas forse nel vostro appartamento. In quel momento voi vi preoccupate assolutamente. Anzi, la fuga di gas, l'odore di gas, voi l'avete anche sentito. Perché? Che cosa succede? Quando queste persone citofonano, hanno anche delle bombolette, quelle del gas, quelle piccoline che si caricavano a volte gli accendini, che loro lo spruzzano per davvero, e voi sentite veramente l'odore del gas. Quindi date credito a quello che falsamente vi viene prospettato. Loro sono due. Nel momento in cui aprite,
loro si accorgono che voi siete da sola. Quindi, e quello è il momento, diciamo, cruciale di fare attenzione. Quindi aprire assolutamente se siete certi di chi è. Diversamente non aprite. Quindi l'odore di gas l'avete sentito, aprite, magari con un po' di leggerezza. Vedete queste due persone che hanno l'apparenza di essere veramente dipendenti, loro sono due, voi siete da soli. Uno vi dà ancora il discorso, vi fa parlare, vi spiega come cose che stanno, e l'altro si fa un bel giretto in casa a cercare la fuga di gas. Solo che in quel caso lì non è la fuga di gas che va cercando, ma si impossessa di tutto quello che trova, denaro, valori, oggetti d'oro. Dopodiché improvvisamente tutto si spegne, tutto finisce dicendo va bene, tutto a posto, vanno via, e nel frattempo viene portato via i vostri valori. E che cosa si può dire di questa fuga di gas? Di essere assolutamente certi di aprire alle persone che conoscete. Se il tesserino non è una certificazione di chiamare qualcuno e chiedere delle notizie, chiamate i carabinieri, chiamate se avete portato in mano il numero di qualche società o qualcosa, ma nel caso dubbio di non aprire assolutamente. Una parte importante in questo caso lo può avere il vicino di casa, quella persona di cui voi vi fidate tantissimo e che conoscete, che tante volte lo chiamate semplicemente bussando al muro. Quindi ricordatevi di questo particolare. E nel caso dubbi chiamate prima qualcuno, il vicino di casa è la persona che è più a portata di mano, più disponibile, più pronta. Perché quando si è verificato questo, quando queste persone capiscono che possono essere scoperte, vanno via, non hanno quell'intenzione di andare oltre, perché il truffatore per psicologia tende a raggirare, non ad offendere la persona o a fargli del male. Quindi se poco capisce di essere scoperto, con una scusa immediatamente va via. E questo lo capiremo anche dagli altri casi che vedremo, perché è così, il truffatore è questo, truffa, raggira, si impossessa di oggetti, di valore, di denaro, però se è scoperto tende ad andare via, al dileguarsi, ad andare via immediatamente. Un altro caso è quello del cosiddetto rimborso insperato. Che cosa succede? Mentre state in casa, solitamente, questo è un reato che porta a termine una donna. Citofono una donna, ben vestita, anche lei col tesserino, e in modo gentile, garbato, educato, vi dice che la persona ha detto al reddito. E vi accenna che è stato, probabilmente c'è un errore nella dichiarazione dei redditi che avete fatto, e quindi devono fare dei controlli, deve fare lei dei controlli, solitamente una donna in questo caso. Voi, vedendo una donna ben distinta, anche lei con il tesserino sul petto, la fate entrare. Lei ha assolutamente delle carte, le cose, dice dobbiamo verificare, dobbiamo fare la verifica del reddito e dobbiamo vedere se c'è un errore, se vi dobbiamo dare qualcosa o dovete dare voi qualcosa. E in questa circostanza vi chiede di l'esibizione degli oggetti di valore per poterli stimare e portarli in detrazione alla domanda del reddito che avete fatto, e così da fare le giuste correzioni. La persona raggirata quindi va a prendere solitamente degli oggetti d'oro, dei valori, e così comincia la valutazione. La signora che fa questa valutazione li prende, li vede, e nel frattempo qualcuno magari non si trova, ma voi non ve ne accorgete perché è così abile da non farsi accorgere di quello che le fa. Poi improvvisamente questa donna riceve una telefonata
oppure non prende il telefono, dice devo fare una telefonata, assolutamente, oppure non prende il telefono, con una scusa simile del genere, si allontanano e non tornano più. E quindi si sono portati questi oggetti di valore. Anche qui c'è da tenere presente che nessun ufficio manda a casa per fare questo tipo di verifica, che sia l'ufficio del registro, che sia l'ufficio dell'INPS, che sia qualsiasi ufficio col quale è necessario confrontarsi per qualche errore, nessuno mai viene a casa, assolutamente. E quindi né tantomeno chiedono di l'esibizione di oggetti d'oro, perché veramente non possono mai essere portati, come dice questa persona, in detrazione. E quindi questi sono due indizi che ci devono far veramente allarmare. E cosa importante, ancora sempre, prima di aprire la porta, avere veramente la certezza che sia una persona che voi conoscete, oppure che sia stata veramente preannunciata, ma non accade praticamente mai che un funzionario di un ufficio si rechi a casa per fare questo tipo di verifiche. Accade esattamente il contrario, cioè che voi siete convocati presso l'ufficio per discutere di eventuali altre situazioni. Non è il contrario. Tanto meno potrà mai capitare che qualcuno dell'ufficio tributi del comune che vi porta i soldi di rimborso di IMU o di TARI, non succederà mai. State tranquilli, non c'è questo rischio. Quindi se qualcuno bussa e dice è un miracolo, e vabbè, oppure no. Però effettivamente, come diceva poc'anzi il relatore, proprio a queste, diciamo, questo tipo di situazioni davvero basano la loro capacità truffaldina proprio sulla emozione, sulla emotività, perché indubbiamente apprendere così in maniera improvvisa e repentina della possibilità addirittura di un rimborso e quindi di incamerare delle risorse è una cosa che credo provochi emotivamente una piacevole sensazione. Quindi è un gioco psicologico che è basato proprio su questo tipo di meccanismo, insomma credo che questo sia la fine. Giustamente, come diceva il sindaco, la truffa è un gioco psicologico, è veramente un raggiro che si basa molto sulla psicologia, specialmente della psicologia di una persona anziana e specialmente della psicologia di una persona che vive da sola in casa. Un altro caso abbastanza frequente è il cosiddetto conto che non torna. Questo avviene per la strada veramente. E che cosa succede? Quando una persona anche di una certa età che va alle poste o in banca per fare un prelievo o per ritirare la pensione, e dopo che va via, lungo la strada, viene avvicinato da una persona distinta che parla bene, vestita per bene, e dice di essere un, se non proprio il direttore delle poste, che vi sta quasi rincorrendo, oppure dice di essere un funzionario delle poste, anche lui si presenta bene, vi mostra il tesserino delle poste, dicendo che nel corrispondere la somma che avete prelevato c'è stato un errore nel conteggio, quindi devono fare una verifica. La persona è così convincente che voi, non solo le persone anziane, anche qualche giovane, qualche c'è cascato, e praticamente gli fate vedere questa somma di denaro che avete preso e lui la controlla, vede se il denaro è quello giusto e corrisponde. Lui lo controlla veramente, solo che in quel caso è così abile che mentre controlla questa somma di denaro la sostituisce con delle banconote false. Voi non ve ne accorgete, c'è così abilità in queste persone che la somma viene sostituita veramente in un modo da non farsi, non far capire
assolutamente quello che sta succedendo. Quindi voi con la somma controllata tornate a casa, non vi accorgete di niente, ma può darsi che passa pure un giorno, due giorni che non vi accorgete, perché quella somma lì magari la mettete da parte, oppure la utilizzate nel pomeriggio per andare al supermercato, oppure per andare in un altro negozio e fare una spesa. È in quel momento che chi la riceve se ne accorge che la banconota è falsa, ma sono passati già un giorno, comunque è passato del tempo. Magari voi stessi ve ne accorgete a casa con calma, rivedendo queste banconote, vi accorgete che la somma è falsa, ma è passato già un po' di tempo. Quindi, che cosa si può fare in questo caso? In questo caso è importante non cedere assolutamente nel far controllare la somma. Quello che si può dire assolutamente è dire: andiamo in ufficio, ritorniamo alle poste, così facciamo la verifica in ufficio e vedrete che la persona facilmente si allontanerà. Oppure, se dovesse insistere, chiamo i carabinieri col 112, con il numero della stazione. Quindi non bisogna assolutamente far verificare la somma di denaro sulla strada, perché quello è il momento in cui la truffa si va a consumare. Quindi non far vedere assolutamente la somma di denaro e dire: andiamo alle poste, andiamo a verificare, perché in quel momento lì il truffatore si sente scoperto e si allontana. L'ultimo caso, che è anche un caso abbastanza frequente, è stato da noi definito come c'è posta per lei, che ricorda un po' una trasmissione. Che cosa succede? Che state in casa tranquillamente, suona il citofono e c'è un finto corriere, un finto postino che dice: c'è un pacco per vostro figlio Giovanni Pasquale, perché poi nel momento, mentre voi parlate al citofono, dice: chi, per mio figlio Giovanni? Eh sì, è proprio lui, vi dice, perché così è. Ha ordinato su internet il computer, oppure un oggetto di valore, che qui siamo nelle somme anche rilevanti, 400 euro, 500 euro, e dobbiamo consegnarlo. E voi dite: ma mio figlio non c'è, come faccio? Dice: non mi ha avvisato. Dice: forse si è dimenticato di avvisare. Voi vi convincete, perché lui nel parlare acquisisce subito delle notizie da voi stessi. E quindi voi vi convincete che vostro figlio ha dimenticato di avvisarvi che doveva arrivare questo pacco. E quindi aprite la porta, lo fate entrare, poi scendete voi stessi, portate la somma, non solo portate la somma, ma portate anche le spese per la spedizione, perché quelli sono poi gli spiccioli. Purtroppo accade questo. Quindi il postino vi consegna il pacco, e si prende i soldi e va via. Voi prendete questo pacco, allora due sono le cose: o il pacco è leggero, perché il computer, quello è speciale, è veramente leggero, o il pacco è molto pesante, uno delle due. E rientrate in casa, se l'aprite voi o lo apre vostro figlio, vede che dentro, se il pacco è leggero, c'è tutto il trucciolato di legno, se è pesante c'è un mattone dentro. Che cosa? Qual è il rimedio? È di chiamare vostro figlio. E se vostro figlio non risponde, voi non aprite a nessuno. Se vostro figlio vi risponde, vi dice: io non ho ordinato niente, e quindi mandalo via, oppure chiamate i carabinieri. Ma se non riuscite a contattare vostro figlio, o chi, vostra figlia, vostro genero, chiunque, quello che voi gli fate capire che può essere che ha ordinato, tanto siete voi a dirglielo, siamo noi a dirglielo. Quindi in quel caso lì dovete assolutamente contattare qualcuno, il figlio, la moglie, e chiedere se effettivamente è stato ordinato questo, è stato fatto questo acquisto su internet. Ma è importante farlo prima che ricevete il pacco e prima che gli date la somma. Prima, non dopo. Quindi prima si fa in tempo a
a dire di no. Dopo è troppo tardi. Quindi sono stati ricevuti dei pacchi che dentro dovevano esserci computer, materiale elettronico, assolutamente, e invece c'era trucciolato oppure c'era un bel mattone. Quindi in questo caso è importante veramente chiamare prima qualcuno, che il postino può aspettare. Oppure se vi dice passo dopo, se lui capisce, passo dopo, oppure lasciatemi un annuncio, un avviso dove posso venire, oppure ditemi che passate domani, nel frattempo voi mi informate. E questi sono i casi più frequenti. Allora, per concludere, la truffa in danno degli anziani si verifica quasi sempre o nell'immediatezza di un ufficio postale, di una banca, nei giorni in cui quasi sempre andate a ritirare la pensione. Quello è un giorno importantissimo per ritirare la pensione. Non andate da soli, andate con qualcuno, con vostro figlio. Visto che è un giorno al mese e in quei giorni proprio accadono queste cose, quindi se potete non andate da soli. È inutile dire faremo la canalizzazione della pensione, se volete, tanto se non l'avete fatto fino ad ora, può essere l'occasione per farla, va bene. Però quel giorno lì, siccome per voi, come per tutti quanti, è veramente un giorno importante, perché è fondamentale per la sussistenza di noi tutti quanti. Quindi quel giorno lì, se potete, vi organizzate. Tante le truffe accadono in quei giorni, perché sono i giorni in cui avete più denaro. E poi accadono, come dicevo prima, alle persone anziane che solitamente vivono da sole in casa. Quindi accadono o in quei giorni lì, e quindi nei pressi dell'ufficio postale o della banca, o in casa dove la persona anziana vive da sola. Diffidate sempre delle apparenze. L'apparenza non è una garanzia di una persona per bene. L'apparenza è un trucco, fa parte del ragionamento. Una persona che si presenta bene, vestita bene, con un tesserino, fa parte del gioco. Attenzione a non aprire la porta. La porta va aperta solamente quando siete sicuri, veramente. E se la nonna in quel giorno lì, siccome le nonne fanno anche da babysitter, se avete il nipotino, la nipotina di 4-5 anni, fate attenzione, se appena suona il citofono lei subito corre ad aprire la porta. Quindi dovete far caso anche a questo, perché succede anche questo. Non fatevi distrarre da questo modo di fare, scaltro delle persone. Certi atteggiamenti, per esempio una battuta scherzosa che vi fa solo distrarre da parte di un complice, mentre l'altro agisce poi in casa. Oppure, che ne so, qualcuno che fa cadere apposta qualcosa a terra, mentre voi vi piegate a sollevarla, il complice gira ancora più indisturbato in casa, che può essere il falso dipendente della società del gas, dell'Enel. Quindi ci sono tutti questi trucchi messi in atto. E anche per telefono non date confidenza a chi vi chiama e vi dice cose veramente strane, tipo il maresciallo dei carabinieri dice che ha fermato vostro figlio in casa. Oppure può chiamarvi qualcuno anche per qualche altro tipo di truffa e vi può chiedere il nome della carta, il chip, lo sappiamo, il codice segreto. Succede che quando la persona si agita, qualcuno di noi si agita perché apprende una certa notizia, che può essere, diciamo, un figlio che non sta bene, che è successo qualcosa, no, una volta che si va in agitazione, voi tendete a dire cose che non avreste mai detto normalmente. E quindi, e ricordatevi sempre del buon vicino che avete tutti quanti, che tutti quanti noi abbiamo. Il vicino di casa può avere veramente un ruolo importante e può darvi veramente una mano. Quando si verifica una truffa,
tenendo presente questi casi che sono i più frequenti, è importante prevenirla, come diceva il comandante Falagario, perché se si riesce a prevenire si evita la commissione del reato e si evitano tutte le conseguenze. Una volta che il reato purtroppo è commesso, tenete conto che noi chiaramente facciamo il possibile sempre. Possiamo anche riuscire a individuare l'autore, possiamo anche arrestarlo. Potrebbe anche essere condannato, purtroppo per il reato di truffa, le conseguenze della condanna non sono eccessivamente gravi, ma quelle che a voi non vi toglierà mai sono quegli oggetti che vi avranno tolto, che sono quell'anello a cui voi tenevate tanto, quella collana della nonna, quella lì loro non ve la restituiranno mai più, perché quella fa parte poi del giro di tutto il discorso del vendere l'oro, di avere per fare quei ricavi illeciti. Quindi è importante prevenire, perché dopo possiamo parlare di tutto, ma non riusciremo, nessuno di noi, possiamo anche, ripeto, riuscire ad arrestare, e succede, molte volte succede, il buon esito delle indagini che vengono svolte, anche il lavoro dell'autorità giudiziaria, si arriva a una condanna, però quello che a voi è stato tolto nessuno ve lo può restituire. Grazie. Grazie a lei per la sua relazione chiara, precisa, punti fondamentali, insomma i raggiri sono dietro l'angolo. E prima che cominciassimo il comandante parlava di denunce, di borseggi, un signore poi è andato via, mi ha raccontato, voleva che scrivessi un articolo, che questa mattina un suo amico è stato oggetto di borseggio, insomma a un certo punto non si è trovato più il portafogli, aveva 150 euro, aveva i documenti. E questo signore che stava insieme ha detto: ma che è venuta una bella donna, si è avvicinato, perché molto probabilmente si usano anche questi stratagemmi. Quindi dobbiamo essere sempre molto molto attenti, sia quando andiamo a fare la spesa, sia quando siamo in casa, dobbiamo sempre pensare che c'è qualcuno che vuole fare il furbo, perché è una società di furbetti, e come diceva il sottotenente, sì, vengono arrestati, sappiamo quanto tempo poi possono essere in gattabuia, possono rimanere, poi ce li ritroviamo magari a rifare gli stessi reati, quindi sono serial killer, possiamo usare anche questo termine. Io passerei la parola al sindaco di Sant'Eramo, il professor Fabrizio Baldassarre, che era impegnato in un'altra circostanza, eravamo sempre in questo palazzo, ma lui era ai piani superiori, sempre per il bene della città. Passo la parola. Allora, intanto grazie davvero al sottotenente Bertugno, a Raffaele Falagario, comandante della stazione di Sant'Eramo, perché naturalmente l'associazione Sentieri della Legalità, per aver preso questa iniziativa, che la cui genesi, è vero comandante Falagario, è stata proprio qualche mese fa. In realtà ci siamo confrontati e ho fatto questa domanda: ma a Sant'Eramo queste cose si verificano, ci sono denunce? E quello che mi ha stupito, che mi ha appunto detto il comandante Falagario, è che effettivamente denunce di fatto, non ce ne sono tante, il che non significa che probabilmente non ci sono, non vengono commessi reati di questo tipo nel territorio della nostra città, ma che probabilmente scatta, non so se ne avete parlato all'inizio, scatta una sorta di, rispetto a questo tipo di reati, correggetemi se sbaglio, una sorta di pudore, una sorta di vergogna, dici ma vedi, mi hanno fregato,
Ma no, se mo lo vado a denunciare, ma no, chissà che cosa deve pensare mio figlio, mia figlia, è meglio che non lo dico. E queste cose rimangono. Quindi, secondo me, il nemico più ecco, negativo in questo è proprio questo atteggiamento, permettetemi, tra tante virgolette, di omertà, cioè di non riportare la notizia di questi reati a chi ha questa competenza poi nel reprimerli e nel prevenirli. Per cui sicuramente, allora, che cosa può fare? È chiaro che l'Arma dei Carabinieri, che è molto presente sul territorio, certo ha degli uomini, ma gli uomini sono impegnati in tante attività, e questo noi ci confrontiamo spesso con il comandante Falagario, e mi racconta le difficoltà che esistono nel tenere il controllo del territorio su tutte le varie tipologie, non solo di reati, ma in generale di situazioni che devono essere affrontate. E quindi la difficoltà oggettiva poi nel monitorare anche questi contesti di reato, che sono molto particolari e che se non vengono denunciati nessuno ne avrà mai notizia. E quindi magari non si saprà mai se a Sant'Erano c'è qualche truffatore seriale, come diceva Narato, che va perpetrando questo reato in più case, in più famiglie. Allora invece è utile, cioè dobbiamo abituarci tutti quanti, se sappiamo qualcosa, a dirlo, a raccontarlo, a non avere timore, secondo me, perché è anche avere il coraggio di fare passaparola, di dire guarda che mi è successo sto fatto, che cosa posso fare? Sia in sede di prevenzione, magari con gli ottimi suggerimenti che ha dato il relatore, e sia parlandone con le persone, non avendo paura. Oh, se è successo a me, voglio che magari non succeda agli altri. Questo è molto importante, per cui secondo me la prevenzione si fa sia sul fronte, cioè quindi prevenzione primaria che facciamo noi stessi, perché non solo gli anziani possono essere, permettete, fregati dai truffatori, è un dato di fatto. Gli anziani sono, come si diceva prima, soggetti deboli, e i truffatori lo sanno, questo è il problema, cioè lo sanno, sono consapevoli, sanno dei momenti di debolezza, si informano prima dei nomi, dei parenti, dei figli, eccetera, hanno abilità proprio nel carpire informazioni, lo si descriveva prima, però può riguardare chiunque. E la prevenzione primaria parte da noi, dalla nostra attenzione, dallo stare in guardia, anche nei momenti diciamo, difficili, e certamente anche l'azione che i carabinieri svolgono sul territorio. Però i carabinieri non è che a Sant'Erano ci sono 27.000 abitanti e abbiamo, che ne so, 10.000 carabinieri che stanno lì in ogni appartamento a verificare che non si verifica. È impossibile in nessuna parte del nostro paese, così come lo dico spesso ai cittadini, su questo ci confrontiamo anche, non è che possiamo mettere telecamere di videosorveglianza in ogni angolo, cioè, sarebbe un paese militarizzato, cioè in cui c'è il Grande Fratello che controlla ogni angolo della città per timore che si verifichi qualcosa. Non è possibile fare questo, ma non solo per un fatto di costi, ma perché è impossibile monitorare tutte queste situazioni. Allora, ci deve essere un controllo sociale, cioè un aiutarsi nella comunità nel segnalare situazioni. In questo la comunità deve crescere, deve anche maturare. Segnalare, cioè, se sappiamo che si è verificato un fatto criminoso e magari non ci sa che a qualcuno non sembra così criminoso, invece dobbiamo parlarne, non avere paura e magari consultarci. I carabinieri, la stazione dei carabinieri di Sant'Eramo, come il comando di Altamura, eccetera, sono sempre a disposizione a dialogare e anche a diciamo, ricevere questo tipo di segnalazioni, ovviamente senza intasare da loro già notevole attività. Per cui il messaggio che voglio dare, ecco, io vorrei, magari questo lo chiedo ufficialmente adesso, vorrei mettere a disposizione dei cittadini un piccolo vademecum, magari in formato digitale, un PDF, se l'Arma dei Carabinieri ha già un proprio diciamo elaborato, o magari in collaborazione anche con l'associazione Sentieri per la Legalità, elaboriamo un piccolo documento che o in formato cartaceo noi possiamo distribuire, per esempio nel centro polivalente per anziani, l'università della terza età, quindi anche per chi non ha
avuto la possibilità di partecipare oggi, quindi semplice ma efficace, in cui si riportano un po' queste tipologie di truffa, e magari da mettere anche a disposizione sul sito istituzionale del Comune, perché questo possa essere veicolato e diffuso come informazione. Io credo che non ci dobbiamo stancare di dare informazione. Per cui, Presidente e Vicepresidente, adesso ecco, questo piccolo documento che può avere appunto il patrocinio del Comune con l'Arma dei Carabinieri in collaborazione con l'Associazione, in modo tale da avere un documento che possiamo diffondere fra i cittadini, e secondo me questo può essere utile. Per cui davvero, insomma, vi ringrazio di questa, ecco, dell'aver veicolato queste informazioni, e quindi grazie. Sarebbe la prova del tema di stasera, cioè passare da una discussione a quello, a una operatività. Allora, io prima di concludere, se c'è qualcuno che così volesse anche chiedere, prego, un attimo che si avvicina. Solito, giusto. Salve, buonasera, grazie per questa descrizione che va al di là della fantasia di noi poveri mortali, perché in realtà sentirselo dire ci fa aprire gli occhi di fronte a queste. Certamente, io ho riconosciuto un caso che è capitato a mio papà defunto, quando era abbastanza molto anziano, diciamo, lui col bastone si faceva la strada per andare al circolo e fu intercettato da una persona che gli disse io sono, lei è il direttore, eccetera, eccetera, sì, sì, chi è lei? E mio padre era in un periodo in cui voleva chiacchierare, come ha detto lei, io sono il figlio del suo collega. E quale? E lui diceva i nomi, chiaramente, mio padre diceva i nomi. No, sono di Bari, così. Ah, e da quanto tempo non lo vedo? Insomma, questo se l'è portato in banca. Si è portato mio padre in banca per fargli fare un assegno. Lui disse, no, non posso fare, insomma, 300-400 euro glieli spillò. Ma lo sa che mio padre per una settimana era ancora convinto di aver incontrato il figlio del suo amico? E non era scemo mio padre, era completamente in sé. Ma la frustrazione che aveva questa persona, ancora in gamba, ancora con la testa che gli funzionava, fu una cosa terribile. A prescindere dai valori, dalle 300 euro, è proprio l'autostima che gli calò di getto proprio. Questa è una cosa, sentirsi beffato proprio, anche nei suoi sentimenti. E lui ha questo amico che non vedeva da tanto tempo, di poterlo aiutare. Ma io gli devo telefonare, non è possibile che io non ho capito che era una truffa. Non è proprio, lui ha telefonato a questa persona, a Bari, quanto tempo che non ci vediamo, io ho visto tuo figlio, scusami. Questo è un aspetto psicologico veramente frustrante, che qualsiasi persona può sentire brutalmente sulla sua pelle. Quindi io sono molto d'accordo lui naturalmente non fece la denuncia perché si vergognava da matti, si vergognava da matti. E invece contemporaneamente il figlio della, cioè il padre della signora che mi aiutava, fu truffato di 3-4 mila euro, stesso tipo, no, stessa persona, stessa tipologia, portato in banca, qua, veramente va al di là della fantasia delle persone. Perciò ecco, diffondere proprio questa tipologia che ha detto lei, ma anche le varie avventure, brutte avventure che possono avvenire, che sono avvenute anche, chiaramente non la incontrerà più quella persona, ma questi sono degli psicologi finissimi,
Sono molto raffinati nella truffa. Grazie, grazie per questa bella testimonianza che ci fa capire quanto sommerso, quanto c'è che noi pensiamo che non potrà mai succedere in questo paese, ma che voi che venga proprio qui. Invece, come diceva la professoressa, ci sono state sicuramente anche da noi. Delle denunce presentate e non presentate, ma non per la volontà di non voler presentare la denuncia, perché la persona si sente talmente ridicola, frustrata, che ha vergogna a venire da noi a dire sono state, mentre le denunce, come dicevo, vengono a farle nel momento in cui abbiamo i documenti, perché lì c'è l'obbligo, devono esibire i documenti, documenti personali, o il bancomat o truffato, o il passpoi, cioè tutto ciò che è di ultima generazione o qualcosa, lì c'è... Sì, però quando sono casi come questi, noi non lo veniamo a sapere, non possiamo fare una statistica, perché rimane nelle mura di casa, cioè anche in famiglia, la persona anziana... dei figli, dalle persone, hai visto, tu la colpa è tu, ti sei fatto truffare, ti sei fatto, ecco, allora c'è questa cosa qua, e il sentore non c'è, cosa maggiore è quella che emerge di qui, la fisionomia, non c'è il delinquente che oggi come oggi che dice, si vede come una volta, quello è un delinquente tra virgolette, una persona pregiudicata, come la vogliamo chiamare, se ancora si offendono. Benissimo. Adesso sono persone qualunque che possono commettere qualsiasi reato. Il truffatore è uomo, donna, ragazzo, ecco, non ha un volto, non ha una fisionomia che dà, anzi, come è emerso dalla relazione, come ecco, è una persona istruita, ha una certa cultura dialettica, soprattutto perché fare tutto io non lo posso fare perché sono abituato a parlare tu per tu con le persone, però il truffatore deve avere quella dialettica, quel modo di raggirare la persona con le chiacchiere e cose come è successo con la persona, la persona debole per le truffe agli anziani di cui stiamo parlando. Poi ci sono quelli della nuova generazione tecnologica e quelle cose. E lì entriamo in cose. L'unico consiglio che do a, diciamo, anziani, ripeto, tra virgolette, come persone un po' più con qualche età hanno in più, diciamo, e anche in famiglia fate attenzione ai bancomat, fate attenzione ai codici, ai PIN. Noi riceviamo denunce di borseggi che non hanno nulla a che vedere con le truffe, perché il borseggio è un furto, poi con il furto c'è la beffa anche della truffa, perché se uno lascia, c'è l'abitudine di lasciare dietro al bancomat il PIN, e purtroppo, ecco, allora lì scatta furto più truffa, perché nel momento in cui, sino a quando la vittima se ne accorge, o va a casa, ecco, poi viene in caserma, prima di venire deve bloccare la banca, la posta, il badge e il codice, quello già ha prelevato con il PIN, a seconda chi ha il budget di 500, 1000 euro di prelievo dalla corte, ha già messa in atto anche la truffa contemporaneamente. Ecco perché dico, non lasciate nel borsello, quando andate al mercato, quello che dicevo prima, no? Che è il punto di ritrovo dove ci sono, ecco, ci sono, non ve ne accorgete, però c'è puntualmente, compreso a casa mia moglie, puntualmente, ecco, di portare nella borsa, nello stesso borsello, i soldi, i documenti personali, il bancomat. Ecco, ma allora, lo facciamo tutti o no? Eh? Dobbiamo smistare? Eh sì, no, ma è una forte maggiore. Cioè, i soldi da una parte, i documenti dall'altra, cioè quantomeno è minore il danno. Ecco, perché solo per farli di nuovo tutti i documenti, cioè, non è solo la denuncia nostra, e poi tutta una serie di attività, vari uffici, varie cose. E ecco perché poi dal furto, come si diceva prima, ecco, ripeto, si passa anche alla truffa consensuale. Non lasciare cos'è, in famiglia
non fidarsi troppo, ci sono alcune truffe che si aggirano anche in famiglie, nipoti e con la tecnologia nuova. È un mondo, come dire, rotia tanto, da quello che sta venendo fuori, veramente con il fatto dei documenti, è giusto quello che ci diceva il comandante, perché dobbiamo, come dire, pensare anche al dopo, rifare una patente, rifare una carta d'identità, comporta il tempo, quanto il tempo è danaro. Presidente, vicepresidente, do a lei la parola. Allora, abbiamo imparato una cosa molto importante stasera: come agisce il meccanismo psicologico della truffa, e quindi del truffatore e della vittima. Dall'esposizione chiarissima del signor tenente, e comunque approfitto anche per ringraziare dell'esperienza che ha portato stasera, segno della presenza dell'arma sul territorio e quindi la conoscenza che ha del territorio. Guardate, questa è una cosa estremamente importante. Il reato di truffa, quindi abbiamo capito come funziona e qual è il meccanismo che consente alle vittime di essere truffate e ai truffatori di truffare le vittime. Quindi c'è un concorso in questo. Dalla relazione è emerso che l'interesse del truffatore è sotto l'aspetto puramente economico e materiale. I valori, soldi, catenine, oro e quant'altro. Guardate, c'è anche un altro tipo di esperienza. Il maresciallo, il comandante di stazione, ha evocato i crimini a elevata tecnologia. C'è un salto di qualità. Oggi l'oggetto della truffa, il prezzo della truffa, il provente della truffa, non è soltanto la banconota, i soldi, i valori, ma sono le informazioni. Sono questi qua. Sono questi qua. Un tipico meccanismo che è stato osservato e avviene in genere nelle fiere o nelle, con il permesso chiaramente vostro, volevo un attimo riagganciarmi, ci sono dei tentativi messi in atto sui banchetti dei grossi operatori di telecomunicazioni che vi propinano dei contratti e assumono le copie delle carte d'identità. Molto spesso, questo è quello elettronico, un vecchio tipo, è riportato anche il codice fiscale. Quindi identità, carta d'identità, generalità, codice fiscale. Io posso prendere la fotocopia, presentarmi in una banca, modificare con Photoshop la foto e aprire a vostro nome un conto corrente, sul quale far transitare, per esempio, i proventi di altre truffe. Agli occhi degli investigatori, chi ha racimolato, chi ha messo insieme, chi ha raccolto, chi ha fatto da collettore delle somme frodate? Il titolare del conto, ovvero il titolare della carta di identità originaria. Un consiglio molto semplice: quando andate da un operatore di telefonia per farvi emettere una scheda SIM, vi fa la fotocopia, pretendete di prendere la fotocopia e sull'immagine scrivete la data. In maniera tale che un domani sarà difficile scontornarla per il malintenzionato, scontornare la data, no? la posizione a penna della data, e quindi passerà oltre, non utilizzerà la fotocopia della vostra carta per commettere il cosiddetto reato di sostituzione di persona, sostituzione di identità, che è sia nel caso reale ma sia anche nel caso virtuale sulla rete. Un'altra tipologia di raggiro, perché
truffa qualche pubblico ministero è un po' restio ad attribuirla. Sono le truffe telefoniche dei finti operatori. Allora, scusate, vi chiamano a tutte le ore del giorno. Una voce straniera molto spesso, in una comunicazione disturbata, quindi voi comunque non capite. Non si capisce niente. Allora dovreste sapere che la comunicazione in genere, nella stragrande maggioranza dei casi, viene registrata. Per voi, anzi per loro, è importante che in qualche parte della comunicazione ci sia l'affermazione sì. Allora la domanda: buongiorno, siamo della XY Telecommunication, vi vogliamo sottoporre un nuovo contratto, risparmiate, vi diamo le chiamate gratis, lei è il signor Roberto Borraccia? Sì. Quel sì registrato è posto in una posizione della registrazione dove c'è la domanda: aderisce liberamente al nostro contratto? Sì, ma voi non l'avete detto. Vi ritrovate un nuovo contratto, magari con condizioni economiche che non sono quelle che sono state proposte. Un'ultima, questa non è una truffa in realtà, ma avviene. Sono stati riscontrati un gran numero di casi. Le nuove schede Bancomat hanno la versione wireless, anzi contactless. Che cosa significa? Che io avvicino la carta al lettore, al POS, acquisisce fino a somme modeste, 25 euro in genere, o 50 euro, 30 euro a seconda del contratto che avete stipulato con l'Istituto di Monetica, acquisisce la spendita, la spesa, senza il PIN. Quindi viene dato in... La cosa bella è che può essere fatto questo passaggio anche attraverso un cellulare, uno smartphone, semplicemente appoggiando. Allora, io che ho l'abitudine, molti hanno l'abitudine di conservare la carta di credito o il bancomat nella tasca, è sufficiente avvicinare il terminale alla tasca. Voi non ve ne accorgete e la spendita è acquisita. 25 di quando? Ottimo, se ho messo l'ansia, scusatemi, ma credo di proteggervi, di fare in modo da proteggervi. Un consiglio è quello di utilizzare un portaschede di metallo, perché il portaschede di metallo scherma la comunicazione a radiofrequenza tra il microchip all'interno e il terminale, il POS. E... Anna, non so se è il caso, era giusto stabilire. Eh sì, perché loro sono fortunati perché ci sono. Ha una sua utilità, sì. Potete anche disattivare la funzione contactless addirittura in banca, perché penso che... La proposta che ha lanciato il sindaco. Sì, io aderisco. Anzi, come sentieri della legalità, penso che ci possiamo tranquillamente raccordare con l'esperienza sul territorio dell'ARMA, con la nostra esperienza, magari diamo anche una veste grafica e mettiamo a disposizione di questo territorio, di questa comunità che ci ha accolto questa sera e che ci ha dato ascolto, tranquillamente. Facendo un attimino un passo indietro, per quanto riguarda l'opportunità di fare la denuncia, ecco, il suggerimento è di farla sempre, sempre, senza vergogna. Noi siamo certamente comprensivi, ma non solo, a noi serve la denuncia, perché una denuncia non ci può dire niente,
un'altra non ci dice niente ancora, dalla terza cominciamo forse a capire il modus di come si muovono queste persone. E se riusciamo, e molte volte riusciamo, una volta che riusciamo a scoprire una denuncia, a cascata è più facile scoprire tutte le altre. Sappiate che in un caso non molto lontano di qua siamo riusciti a scoprire le prime due denunce, poi ne sono venute fuori 62. E quindi è importante per noi. Noi possibilmente riusciamo a comporre un mosaico, una notizia, un'altra notizia, un'altra notizia, una descrizione, un'autovettura, prima una mezza targa, poi l'altra metà, poi il colore piuttosto che il modello. Quindi la denuncia va fatta sempre, perché se succedono i fatti, più denunce si fanno, più noi riusciamo ad acquisire elementi per poter andare avanti. Grazie. Proprio leggendo le notizie, proprio ieri a Reggio Emilia sono stati sventati 6 colpi di truffatori. Le vittime prese di mira erano 6 donne fra gli 80 e i 90 anni. E qui residenti però in piccoli comuni della provincia di Reggio Emilia, cioè in comuni, perché poi tipicamente, mi corregga se sbaglio, vabbè, questo succede anche nelle grandi città indubbiamente, però nei piccoli comuni credo che ci sia appunto ci sono contesti e situazioni particolarmente agevoli, e quindi anche un po' le persone, un po' l'ingenuità delle persone di una, ecco, oltre una certa età nelle piccole comunità un po' facilita questo tipo di approcci, si fida magari, ecco. Però è possibile appunto prevenire, ed è chiaro, come si diceva poc'anzi, incasellare una serie di denunce poi permette anche di far scattare una osservazione sul modus operandi, che poi mette in condizione le forze dell'ordine di intervenire incisivamente e identificare persone. Esattamente. Bene, credo che a questo punto possiamo chiudere la serata, questa serata, bella serata, questo bell'incontro, ho detto un incontro speciale, molto utile, educativo, istruttivo, con tanti bei consigli, appagante, mi dice. Quindi abbiamo appreso tanto, ringraziamo l'amministrazione comunale di Sant'Eramo, il sindaco, il professor Fabrizio Baldassarre, il relatore che abbiamo apprezzato molto per tutto quello che lei ha detto, e ne faremo sicuramente tesoro, il comandante della stazione dei Carabinieri Raffaele Falagario, il vicepresidente dei Sentieri della Legalità, professor Michele Tunzi, e il dottor Roberto Borraccia, il vicepresidente nazionale dei Sentieri della Legalità. Questa è la prima iniziativa di questo 2019 dei Sentieri qui a Sant'Eramo. Ovviamente ne faremo delle altre, auspichiamo di portare sempre le buone prassi a scuola con i cittadini, e a voi tutti che siete intervenuti grazie, e andiamo a casa ricchi di quello che abbiamo ascoltato e più difesi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.